E sono riusciti a realizzare una bellissima struttura, una casa per il futuro dei loro figli, dei nostri figli. Io sono un genitore di un ragazzo, tra virgolette, di 40 anni con una disabilità complessa, e questo ci consente di, come dire, vedere il futuro un po' più tranquillamente nel senso che abbiamo una bella casa abitata da 16 ragazzi titolari. Le famiglie di questi 16 ragazzi titolari hanno messo anche in mano al pubblico un minimo di partecipazione economica proprio per ristrutturare una ex scuola speciale genovese che il comune ha messo a disposizione dell'ASL 3, e a queste 16 persone se ne aggiungono 5 per fare le attività diurne, un po' con numeri differenti, ma rispetto a quelli che diceva Luisa Vespa rispetto al villaggio del ragazzo. Un gestore è chiaro che deve avere un numero minimo di presenze per poter gestire in modo dignitoso una struttura. Pensate un fatto che sa bene chi ha descritto il villaggio del ragazzo: la differenza di una retta di una persona grave, gravissima, tra il diurno e il residenziale è di 7 euro, cioè un diurno che comincia al mattino alle 9 e finisce alle 15.30, alle 16, ha 7 euro in meno di un residenziale che ha tutta la notte, eccetera, eccetera. Quindi vi lascio capire che i residenziali sono certamente in sofferenza rispetto ai diurni, rispetto agli ambulatoriali. Noi come genitori abbiamo avuto anche la possibilità di fare un'altra struttura analoga a questa. Per la verità l'abbiamo finita prima di quella dei nostri figli, per altre 17 famiglie più 5 a Cornigliano, che funziona da 5 anni. Anche perché un dato è che a 65 anni in genere, se non c'è più un bisogno riabilitativo, le persone disabili se ne devono andare dalle strutture che sono presidi sanitari e riabilitativi e vanno con gli anziani, anche se hanno una disabilità grave. Quindi invece noi siamo riusciti con la ASL a fare questo primo passo, che i nostri figli rimarranno in quella struttura vita naturale durante, e alla loro morte sarà la ASL a mettere altre persone. Noi abbiamo scritto in questo nostro progetto, mi ha chiamato un sogno da vivere, abbiamo scritto che voi potete sognare, progettare, costruire il posto più bello del mondo, ma saranno sempre le persone che lo abiteranno a renderlo ciò che vogliono che esso sia, perché solo le persone possono fare in modo che i sogni diventino realtà. Io sarò brevissimo, sentendo mi sono permesso di così avvicinare la professoressa Ferrando, perché dal suo intervento mi sono rivisto in un percorso anche di vita rispetto all'interdizione negli anni in cui l'interdizione era obbligatoria, quindi con spese anche importanti, con la nomina del tutore, del produttore. Nel mio caso io sono tutore, mia moglie è da produttore, e però a me una delle cose che importa lanciare come messaggio a tutti gli amministratori di sostegno, indipendentemente dalle figure di tutela patrimoniale e giuridica futura, che possono essere, come diceva il dottor Amisano, il trust, possono essere la sostituzione fideicommissario, possono essere tutti gli istituti giuridici che ognuno può scegliere, però una delle cose che mi preme è quella di dirlo per primo ai giudici. I nostri ragazzi, che in molti casi i giudici, prescindere invece dal dottor Amisano che mi sembrava al contrario, i giudici non hanno la conoscenza diretta dei nostri ragazzi, in molti casi ne parlano sulla carta, però non hanno una precisa identificazione di questi casi. Ecco, io dico che noi genitori, vi assicuro, tutti i genitori, io sono uno di quei genitori che è in contatto con centinaia di famiglie, io a differenza di lei dico invece, quando mi dicono ma io sono genitore, quindi la pensione la prendo, io a loro molto rigidamente dico la prendi indebitamente da
da domani potrebbero chiedertela indietro, quindi facciamo subito la domanda dell'amministratore di sostegno, che non ti costa niente e temporaneamente in pochissimo tempo ti sarà dato, e poi sarà lo stesso genitore ad essere. Quindi la tutela patrimoniale futura è quella di fare sì che si possa spendere fino all'ultima lira, perché vi assicuro che sono tantissime, non è che sono tutti senza niente. Una casa laddove c'è una famiglia che per il proprio figlio ha fatto sacrifici proprio pensando al suo futuro, quindi invece di far rendere un patrimonio, perché io ho idea che questo sia un po' il discorso che va combattuto, il patrimonio delle disabili non deve essere per farlo rendere, deve essere messo a disposizione delle persone per fargli vivere una vita più dignitosa, anche all'interno di un centro che può funzionare benissimo come il nostro, ma ancor meglio come il villaggio del ragazzo. Se uno intanto mettesse, tutta la comunità mettesse la pensione di reversibilità, nel mio caso con 20 persone 700 euro al mese sarebbero quanto? 14.000 euro al mese, 150 e più mila euro all'anno, che potrebbero far vivere meglio tutti quelli che stanno in quella comunità. E se una casa viene venduta, i soldi vengono messi per prendere un operatore in più, per prendere un pulmino, per portarli fuori, per fare cose che diano davvero una vita dignitosa, anche il superfluo, perché un genitore come me che ha fatto sacrifici tutta la vita per il proprio figlio vorrebbe che chi va a prendere la pensione la mettesse subito lì il giorno dopo che l'ha ritirata, non per tenersela in tasca ma per il bene dei nostri ragazzi. Ecco, io ci tenevo che questo messaggio possa passare, poi ognuno all'interno può scegliere, la cosa migliore sarebbe fare delle fondazioni di comunità dove tutti possono mettere per quello che hanno. Poi è sempre difficile trovare anche l'unità di intenti all'interno delle comunità, quindi se però ognuno risolve un problema anche individuale con il trust, può far star bene indirettamente anche tutti quelli che sono in giro. Grazie. Grazie.